incredibile al Palarà di Vanoli avanti di 33 al 22esimo. Poi la Dolomiti Energia cambia marcia, inserisce il turbo, recupera e vince 83 a 76. Seconda vittoria consecutiva per l'Aquila, che resta a punteggio pieno. Per Cremona, ancora a bocca asciutta in graduatoria, continua il tabù della prima in casa. 7 partite a domicilio, altrettante sconfitte. Primi 20 minuti fantastici dei Lombardi, da incubo per l'Aquila. Un dominio della squadra di Pancotto, come dimostrano i parziali. Più 14 dopo 5 minuti, più 17 al nono, più 25 al sedicesimo, più 30 al diciannovesimo. All'intervallo lungo 46 a 23, 7 su 9 da 3 per i padroni di casa, 1 su 8 per i viaggianti, che hanno perso anche 9 palloni. In apertura di ripresa la Vanoli allunga e vola sul più 33. Sembra fatta per i Lombardi, invece la Dolomiti Energia non getta la spugna e reagisce. Meno 20 al 27esimo, meno 15 al 30esimo, meno 10 al 32esimo. Cremona è alle corde sotto i colpi di Pascolo, Wright, Sanders e Poeta, che insistono. Trento rientra a meno 1 al 36esimo e poi opera il sorpasso con Sanders al 38esimo. La Vanoli va KO e i viaggianti allungano fino al più 7 finale. 60 a 20 il parziale degli ultimi 18 minuti per l'Aquila, che ha chiuso la seconda frazione con 14 su 24 da 2 e 8 su 14 da 3, 23 punti con 3 su 5 da 2, 4 su 7 da oltre l'arco, 8 assist e 29 di valutazione per un super Poeta, 18 e 12 rimbalzi per White, dall'altro lato 18 con 5 su 5 da 3 per Adeboye.